Sì, ciao a tutti, benvenuti alla sesta puntata di The Best! The Best! The Best! The Best! The Best! The Best! Veramente una gran figata. The Best è il mio format che parla delle cose che mi piacciono, ma magari piacciono anche voi, oppure se non vi piacciono, vabbè, comunque guardate lo stesso questo video. Anche perché alcune cose magari non le conoscete, magari grazie a me le potete scoprire, oppure riscoprire! Avete salutato il mio amico ventilatore, no? Perché lui è veramente molto bravo, mi aiuta molto per fare questo video. Ah, ovviamente ricordatevi l'acqua maialina, sponsor di The Best! Questa puntata di The Best andrà in forma ridotta perché, ma lo so io perché. Comunque, parleremo di un film e poi ci sarà come YouTuber Mr. Tanob! Mr. Tanob? Tanob? No, Tanob, 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 perché l'accento va su... Vabbè, ok. Allora, dove sono finiti? Allora, comunque partiamo con il film. Dov'è? Dove l'ho messo? Ma non ti ricordi mai niente? Il film l'hai messo lì, vicino al computer. Grazie Elvira, grazie, grazie. Eh sì, hai ragione, proprio qua sotto. Edward Mani di Forbice. Ragazzi, capolavoro. Questo film di Tim Burton, non so quante volte l'avrò visto. Migliaia, migliaia. Lui ha fatto, Tim Burton, il regista, ha fatto dei film che sono dei capolavori della storia del cinema. Ricordiamo che ha fatto due Batman, quindi un Batman il ritorno. Per esempio Batman il ritorno, quello che c'è anche Michelle Pfeiffer, e poi c'è Danny DeVito, insomma, che fa il Catwoman, il pinguino, se avete capito, nel primo Batman lì, quello con Jack Nicholson. Comunque poi, vabbè, Beetlejuice, Sleepy Hollow, La fabbrica di cioccolato, Sweeney Todd, Dark Shadow, Big Fish, Mars Attacks, Ed Wood. Insomma, ha fatto tantissimi, tantissimi migliaia di film. Migliaia, beh, non lo so quanti, migliaia, forse sto esagerando. Comunque ha fatto tantissimi film bellissimi. Però, appunto, questo è uno di quelli che preferisco, Edward Mani di Forbice, che è una favola gotica fantastica. Del 1990 troviamo come attori Johnny Depp nella parte del protagonista, troviamo Winona Ryder, troviamo Vincent Price. Ragazzi, questo film parla di questo inventore che è Vincent Price, che sta realizzando questa creatura, chiamiamolo un automa. Però alla sua morte rimane incompiuto Edward e rimane con delle grosse forbici al posto delle mani, al posto delle mani ha delle grosse forbici. Praticamente Diane West, che è quella, non ve lo racconto tutto, vi dico solo l'inizio, perché dopo, anche se è un film, insomma, di diversi anni fa, magari qualcuno non l'ha ancora visto, quindi vi dico solo l'inizio. La truccatrice lo trova in questo castello, in questo maniero, lo trova solo, abbandonato, impaurito. Edward decide praticamente di adottarlo nella sua famiglia e cerca, insomma, di farlo sembrare un po' una persona come gli altri al resto del paesino, perché, insomma, il fatto che si presenti in un certo modo, perché poverino ha delle cicatrici, tutto spettinato, insomma, infatti racconta la diversità. Il volere, il cercare di fare integrare qualcuno di diverso all'interno della nostra città, volerlo magari camuffare, trasformarlo apposta per renderlo più normale per la società. Quindi sono tanti temi in uno. Poi è una storia d'amore, è una storia di... E poi il simbolo, scusate, apro 10.000 parentesi, ma il simbolo delle forbici è proprio come non avere un contatto umano con il prossimo, perché avere delle grosse forbici al posto delle mani, cioè contatti umani, è un grosso simbolo, no? Del problema di avere un contatto umano con un altro. E soprattutto se uno è un po' diverso dagli altri, una creatura del genere, e per gli altri sarà più difficile da accettare. E questo è un problema che è una metafora per qualsiasi cosa, potrebbe essere una metafora di qualsiasi cosa al mondo d'oggi, no? Del diverso che non viene accettato. Quindi è un capolavoro già solo per quello. Il film verte poi alla fine su quello, no? Edward riuscirà ad essere visto come una persona, tra virgolette, normale e verrà accettato, oppure verrà considerato come un mostro dagli altri? Io non vi rispondo a questa domanda perché, ovviamente, come dicevo prima, magari non tutti hanno visto il film, però questo film è davvero una poesia, io lo definirei una poesia. Ovviamente lui con queste forbici arriverà a fare, magari, a fare giardiniere, a fare parrucchiere, quindi a fare tante cose all'interno del film.
Ok, sto già dicendo troppo per quelli che non l'hanno visto. Vi assicuro che è meraviglioso, perché poi è tenero ma crudo allo stesso tempo questo film. Secondo me sì, ha diversi contrasti ed è meraviglioso per quello. Quello come soprattutto la tematica di tanti film del grandissimo regista Tim Burton. Bene, ragazzi, adesso come vi dicevo, oggi non parlerò di libri, musica, passiamo subito al youtuber che c'è in collaborazione oggi, che è Mr. Tanob. Sentiamo cosa c'è da dirci e poi ci vediamo con i saluti finali. Ciao a tutti, io sono Mr. Tanob. Intanto per cominciare voglio ringraziare Svideo Game per avermi invitato in quella che sarà appunto la sua prossima puntata di The Best. The Best. Direi di cominciare. Di Checco Zalone, appunto, nella precedente clip vi ho fatto vedere quegli dischi che ho io a riguardo, manca anche l'ultimo film, però fa niente, tanto comunque penso che tutti più o meno conoscono il personaggio e abbiano visto i suoi film. A me piacciono molto perché lui praticamente riesce in maniera comica, ecco, a esporre quello che è la vita quotidiana con tutti i pregi e i difetti, ed è molto chiaro, ecco, a parere il mio. Anche, vabbè, l'ultimo film non è molto molto comico, anche perché tratta il tema dell'immigrazione, lì diciamo che è un tema delicato, non c'è molto su cui scherzare a riguardo, ecco. Però comunque sì, ve lo consiglio. E detto questo, direi di passare anche a un'altra delle mie passioni. Una è questo, e dice in pratica giocare a scacchi, come giocare a scacchi e vincere. E poi c'è anche quest'altro che vi consiglio se siete appassionati di scacchi come me, che hanno regalato i miei genitori. Praticamente ci gioco quando sono un ragazzino, ho imparato a giocare, non sono ancora pro player, però vabbè, diciamo che mi impegno, ci provo e so giocare, ecco, mi diverto e questo è l'importante. Se volete giocare con me vi posso, poi il mio nickname è CastLover0036 con la C e la L maiuscole, e dico che le mie passioni sono sempre, da sempre, fare appunto video su YouTube, live su Twitch che ho ripreso appunto da poco, fare fra virgolette l'influencer su Instagram. E quindi niente, detto questo, visto che li ho menzionati, vado velocemente a dire che se volete potete appunto seguirmi su YouTube, MR Tanob è il mio nickname, poi su Twitch MR-Tanob, che è anche lo stesso nickname di Instagram, quindi insomma se volete seguirmi nei vari social fate pure. Ringrazio ancora Svideo Game per l'opportunità, e è la prima volta che faccio un video di questo tipo in collaborazione con uno che ha molti più iscritti di me e che anche dall'altro amico ringrazio tanto, saluto. Ciao a tutti raga, e noi ci vediamo alla prossima, bella. Grazie, grazie, grazie Mr. Tanob. Allora, io devo salutare dei ragazzi che hanno partecipato a una specie di piccolo concorso indovinando un libro, il titolo di un libro, ma facciamola corta. Io adesso saluto quelli che hanno vinto questo concorso, quindi li vengono salutati in questo video, che sono Damiano Maisto, Neux Nicolò, il Teleguardiano e Didi Dots. Bene, comunque, ovviamente io non saluto solo voi, ma saluto anche tutti voi, sia voi che 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 voi, e vi aspetto per la prossima puntata, che la prossima puntata sarà molto 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 più ricca, e comunque io spero che vi sia piaciuta questa puntata in forma ridotta, che poi dopo guardo il minutaggio, perché io dico che è ridotta mentre registro, ma poi magari chi lo sa, dopo diventa infarcita di cose qui, quindi non lo so. Mentre registro non lo so. Ciao! Mi raccomando, continuate a guardare The Best, perché poi bevete acqua maialina. Ciao a tutti da Svideo e grazie ancora a Mr. Tanob. Vi ricordo che anche, scusate, l'ultima cosa, questa è l'ultima, poi me ne vado. Il video di oggi sarà caricato anche sul canale di Mr. Tanob, di cui vedrete il link in descrizione qua sotto, quindi andateci a fare un salto, mi raccomando, e continuate a seguire il canale il canale multiargomento di Mr. Tanob. Ciao e seguite sempre The Best.